Sulla terra, quando tu te ne andrai, cosa potrebbe accadere? Non ve lo posso dire. Mi è proibito dirlo. Cosa accadrà? Ma basterà a chi ha realizzato la verità a capire cosa può succedere. Io non posso parlare, non posso dirlo. Vivendo tempi che pretendono risposte innovative e lungimiranti, perché le scelte odierne avranno decisive ripercussioni nel futuro. Perché non stiamo vivendo una crisi congiunturale, ma una fase di trasformazione strutturale forse irreversibile nell'economia europea e mondiale. Tanti mi scrivono, visto che siamo una moltitudine questa sera, vi do un consiglio tecnico su cosa conviene investire, visto questo scenario prospettato. Beh, io consiglio di investire su azioni di società che producono vasellina, perché negli anni a venire state sicuri che ne servirà a tonnellate. Mi sembra opportuno anche, visto lo scenario energetico disegnato, farvi capire quale sarà il nuovo modello che sostituirà il Cayenne nei prossimi anni. Eccolo qua il nuovo modello che sostituisce il Cayenne. Questo economico, a buon mercato, se qualcuno però è in grado di addomesticarlo. Sono pericolosi, sembra che stia per accadere qualcosa di grande. Ma qualche cosa di grande sta accadendo. Fare cieche i soldi non conta. Nulla, conta di essere ciechi e sordi e quindi con tutte le conseguenze che vengono creati dai ciechi e dai sordi. Adesso vi faccio vedere qual è l'ipotesi, l'unica ipotesi pessimistica, quella maggiormente abbracciata dai grandi analisti. Questa è l'ipotesi ottimistica, vale a dire la pessimistica, vale a dire la completa estinzione della razza umana nel giro di 150 anni. E per quale motivo? Per guerre e carestie volte al controllo delle ultime risorse, epidemie volte al controllo delle ultime risorse sul pianeta Terra. È visto la politica estera spacciata degli Stati Uniti d'America, sono in molti a credere più in questa. Ci sono addirittura tesi negli Stati Uniti da parte di contenitori di media indipendenti che stanno allertando i consumatori su possibile mutazione di alcuni virus particolarmente nocivi che consentiranno di abbattere drasticamente la popolazione mondiale. Quello che se qualcuno ha già sentito parlare è già accaduto in Cina con la SARS. La SARS, che inizialmente la ipotizzavano come un'arma batteriologica degli Stati Uniti contro la Cina. No, la SARS è una manovra di controllo demografico della Cina nei confronti della loro stessa popolazione, perché ufficialmente ci dicono che sono 1,3 miliardi di persone. Facciamo pure che siano due. La completa estinzione della razza umana, con molta probabilità, può rappresentare lo scenario più attendibile, in virtù anche della nostra stessa natura, improntata all'egoismo, all'avidità e alla bramosia di denaro. The American Dream is over. Siamo alla fine, il sogno americano è finito. Il sogno americano è finito perché quel fenomenale processo... No, mi dispiace. Mi dispiace, perché se passa l'asteroide, l'acqua invaderà tutta la Terra. L'acqua dell'oceano, l'acqua tutta l'acqua dei mari. Perché aumentando il movimento, perché è inevitabile che l'acqua dei mari invada la Terra. We'll be right back.
Quindi non ci sarà scampo per nessuno? No, sì, cioè, lo scampo è già previsto per coloro che si realizzano per essere eletti, chiamati, ma molti chiamati, pochi gli eletti. Io so che gli eletti ci saranno e saranno portati su io e su Europa quando la terra verrà messa in prova per essere purificata dall'energia atomica, in cui l'alieno fa vedere all'addotto cosa succederà e dove dovrà andare come punto di raccolta per essere salvato dalle macchine volanti. L'alieno non si può permettere il lusso di perdere i contenitori di anima, che sono l'energia. No, allora, siccome sa che questa cosa accadrà, lo fa vedere ai nostri addotti. Ce n'è uno, per esempio, che mi dice che gli hanno fatto vedere circa 12 volte su uno schermo la caduta di questo meteorite nel Mediterraneo, tra gli altri, ma noi, siccome siamo italiani, nel Mediterraneo è quello che ci interessa, perché lui capisse bene che cosa stava succedendo. E l'ordine post-ipnotico parte automaticamente e te ti ritroverai in un posto, come viene descritto da altri addotti, in cui la macchina volante ti salverà, ti prende, ti porta via. Perché? Perché i contenitori per anime sono importanti. Dopo, quando, dopo un paio d'anni, magari su questo pianeta si può rivivere, allora verranno riportati giù gli esseri umani presi e l'alieno passerà per il salvatore della patria. Solo magari qualcuno si chiederà come mai non hanno salvato tutti, e magari qualcuno si accorgerà, toh, hanno salvato solo quelli con anima, ma lì per lì ci sarà da mangiare per pochi, la gente avrà, non avrà tempo di ragionare, e quindi passerà inosservata questa cosa. È evidente che l'alieno sa che un intervento cataclismatico sta per colpire il nostro pianeta. Questo è quello che si vede dai sogni degli addotti, dalle ipnosi regressive degli addotti, da gente che non si è mai parlata tra di loro ma che mi descrive la stessa scena. Gli addotti hanno le visioni di questi eventi catastrofici. Siccome sono tanti e tutti raccontano la stessa cosa, insomma l'indice di credibilità aumenta. Non c'è niente, non c'è nessun'altra spiegazione, a meno che non siamo di fronte a una nuova malattia per cui tutti si sognano lo stesso sogno. Mediterraneo, tutti sul Mediterraneo. Ah sì, sì, sì. Tutti si sognano questa onda grande. L'onda è una visione archetipica di quello che hanno nella testa. Non vuol dire che ci sarà una vera e propria onda, anche se probabilmente ci sarà, ma l'onda io la interpreto in un altro modo. L'onda è la rappresentazione dell'acqua, è la rappresentazione archetipica della mente. Essere travolti dall'acqua vuol dire non avere più la capacità di pensare con il libero arbitrio. L'addotto sogna sempre l'onda che si porta via tutti, ma l'addotto nel sogno non viene toccato. Vede che gli altri periscono, ma lui no, mai. Questo è il sogno del mondo. Questo sarà presto. Molto presto. Bisogna avere pazienza. Di saper attendere. Ma molto presto. Giuliano, molto presto. Il tempo non ha importanza. Gli eventi hanno importanza. E gli eventi si stanno per manifestare. Sarà molto. Quelli veramente determinanti, quelli che faranno credere a tutta l'umanità che il Padre Celeste vuole cambiare.